Signore e signori, gentili telespettatori di Rai Sport, un saluto e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'Orienteering. E come sempre per commentarlo, insieme a me c'è Pietro Ilarietti. Bene, buongiorno a tutti, ciao Nicola, è sempre un piacere commentare con te. Siamo sicuramente a quella che è la tua gara preferita, Venezia. La mia gara preferita, quella di Venezia, un teatro fantastico per l'Orienteering, veramente un'ambientazione incredibile e unica come quella di Venezia. Partiamo con la sprint, ci sono tre gare in programma, sprint, middle e sprint. Si parte da Casavio, poi il vero main event è quello di Venezia con la middle e poi si chiude a Burano, nell'isola di Burano, con un'altra sprint. Assolutamente sì, sono tre gare molto tecniche, paesaggio veramente fantastico, si passerà quindi nel centro storico di queste tre bellissime location. È il 34esimo meeting, si torna dopo la sosta che c'è stata, non si è gareggiato infatti lo scorso anno. Torna il meeting organizzato da Gianni Mazzeni e dal suo staff giovanissimo, sono cinque le società venete capeggiate dall'Orienteering Galilei che danno vita a un evento che quest'anno attira 1200 partecipanti, sono 25 i paesi. Pensa che il successo di questo evento è stato talmente grosso che si è deciso di adottare un numero chiuso, ossia non più di 1200, non i 4000, 5000 degli anni scorsi, questo per anche tenere meglio tutto sotto controllo. Ma ascoltiamo Nicola Galvani. Il saluto degli organizzatori per voce di Nicola Galvan. Un benvenuto a tutti gli atleti a questo weekend di gare, 34esimo meeting di Venezia, per la prima volta nel formato di tre gare più una notturna, novità di quest'anno. Un evento veramente importante, in tante difficoltà organizzative anche. Sì, la principale è stata pianificare il trasporto degli atleti in queste tre diverse location. Pronti a una due giorni entusiasmante? Alla grande. Luca Rosato, appena rientrato dalla ricognizione del percorso, che tipo di impressioni ha ricavato? Ma senza dubbio un percorso molto ben strutturato che alterna tratte brevi e molto, con punti molto ravvicinati e tratte invece più lunghe in cui è necessaria la lettura di cartina molto accurata per scegliere appunto la tratta migliore. C'è da dire che secondo me questa gara si deciderà molto sul filo dei secondi e vincerà l'atleta che riuscirà a coniugare meglio la lettura della carta molto fine e un'ottima tenuta atletica. Questa è la cartina di Casavio, si parte quindi con questa gara sprint. Volevo ricordare che i concorrenti sono anche da Australia, Russia, Stati Uniti, quindi inoltre si disputa in contemporanea alla prova di Burano, a Venezia si disputa la gara scolastica dove sono iscritti 400 ragazzi delle scuole. Tra l'altro parlavi di nutrita presenza straniera, è proprio molto nutrita perché più della metà dei 1200 partecipanti pare che quasi proviene da paesi stranieri, quasi, non italiani. Sì, mi dicono gli organizzatori, quasi il 78% dei partecipanti proviene da paesi fuori dall'Italia. Quindi. Allora, si comincia con la sprint, qui siamo con le immagini. Alla sprint di Casavio, ovviamente maschile e femminile. Sì, una sprint molto tecnica. Avevamo dimenticato anche di dire all'inizio, ecco, la novità, poi l'abbiamo sentito dalla voce dei protagonisti, che la gara, la middle di Venezia sarà in notturna, quindi ancora più bello. Uno spettacolo unico, lo sicuramente. Spettacolo della middle. Beh, diciamo che ci sono vari motivi per cui si è optato per questa scelta. Beh, innanzitutto è un motivo di spettacolarità e poi anche un motivo, diciamo, di sicurezza e di gestione di tutti questi concorrenti. Si gareggia in serata quando la maggior parte dei turisti hanno oramai abbandonato Venezia e quindi gli orientisti possono concentrarsi solamente sulla gara. Arriva in questo momento Alessio Tenani, che ricordo assieme ad Andrea Seppi sono sicuramente gli italiani di riferimento. La prima prova di Casavio va ad Nina Brunner tra le donne e a Patrick Zimden tra gli uomini. Completano il podio tra le donne Karin Schwalfeld, che giunge seconda a circa
30 secondi dalla Brunner, eccolo qui il riepilogo in grafica dei risultati, e terza è Anja Harpter, che arriva a 7 secondi dalla Schmalfeld, dunque un totale di 40 secondi dalla vincitrice. Sentiamo i vincitori. Debutto subito fortissimo per Anina Brunner, vincitrice a Cassavio. Cassavio era la prima gara e per me era molto facile e molto veloce, e così questa è il mio questo è un punto che sono molto bene, sono veloce, e così ho vinto. Punti a vincere anche la classifica generale? Sì. A Cassavio l'Italia sperava in Andrea Seppi un buon terzo posto. Sì, in realtà non sono molto soddisfatto di questa prima prova, diciamo che non sono riuscito a esprimermi al meglio oggi, sia fisicamente, non ero per niente brillante, sia anche tecnicamente ho fatto un errore al primo punto dove ho lasciato un po' di secondi. Poi da lì in poi ho aggiustato un po' la mira e sono andato abbastanza pulito dal punto di vista tecnico fino in fondo, però sempre con la sensazione di non riuscire ad aprire il gas, quindi speravo un po' meglio, però magari poi questi due giorni andranno in crescendo con le prossime prove. Prima di tre tappe nella classifica finale ci crediamo? Ma io cercherò di fare il meglio possibile complessivamente. Oggi, diciamo, le due gare sprint, quelle di stamattina e quelle di domani, il mio proposito era di affrontarle in maniera aggressiva perché sono anche un po' la mia distanza preferita. Stamattina non ci sono riuscito, speriamo domani di far meglio. Quella di stasera invece sarà una gara più lunga, quindi sarà un po' più importante la gestione. Cercherò di tenere un ritmo un po' più controllato all'inizio e magari andare in progressione nel finale, ma sarà una gara diversa, più lunga, e con le viuzze di Venezia, si sa, insomma, sarà anche tecnicamente un tipo di orientamento diverso. Intanto complimenti a Anina Brunner, che ha provato da Svizzera a parlare in italiano, se l'è cavata anche abbastanza bene nonostante le difficoltà, sì, nonostante anche le tue domande molto molto complicate. Se l'è cavata molto bene, lei è una campionessa, e qui invece vediamo una dimostrazione dell'artista Cristina Turolla, che espone dei quadri con tema orienteering, quindi abbiamo anche l'angolo dell'artista. Ma torniamo al campo di gara, ci stiamo preparando. Siamo all'imbrunire, esatto. Si sta abbassando il sole su Venezia e quindi tra poco comincerà la gara, che poi si disputerà, si svilupperà tra le cale di Venezia al buio. Esatto, proprio in questo momento ascoltiamo la voce dei protagonisti. Federica Nedda, Venezia ha sempre il suo fascino, molto difficile gareggiare qua, che gara vedremo? Allora, finalmente riusciamo a fare una Venezia notturna in questo periodo. Dopo il meeting in giornata, di giorno, che si faceva fino a 3 anni fa, adesso in notturna è spettacolare secondo noi. Sarà una gara middle con partenza alle 8 di sera, quindi Venezia sarà pressoché libera dalle persone, dai turisti, dai veneziani. Ci sarà qualcuno, ma meno persone. Una gara middle con tratte molto lunghe in certi punti, quindi molte scelte di percorso. Saranno impegnati tutti i concorrenti nel districarsi del labirinto veneziano. E poi alcune tratte corte in cui cambiare completamente direzione e tecnica di lettura della cartina. Ci saranno impegnati sia le donne elite che gli uomini elite, e la loro gara è attorno ai 5,5 km. Conta più la componente fisica o tecnica? Allora, Venezia rispetto a tutte le altre città conta sicuramente di più la componente tecnica, perché se fai un errore a Venezia sei fregato come in bosco, quindi soprattutto la componente tecnica, però devi sempre essere allenato, ovviamente, atleta. Eccola la cartina. La componente tecnica, quindi oggi uno degli atleti di Venezia più tecnici del panorama nazionale è Alessio Tenani, plurivincitore del meeting di Venezia, reduce da infortunio. Ha subito esattamente un anno fa un'operazione al tendine d'Achille, è rientrato, non è ancora al top della forma, però l'abbiamo già visto terzo al campionato italiano long in Liguria, e finalmente Calananotte si parte, sono pronti i protagonisti, vediamo se i nostri sapranno farsi valere o se saranno ancora diciamo così gli atleti d'oltre confine ad imporsi. Vorrei inoltre sottolineare in questo caso la difficoltà anche dei nostri operatori ad individuare i concorrenti nella
gran calca dei 1200 partenti, essere velocissimi, quindi Claudio Russo e Francesco Buffa velocissimi nell'individuare atleti e poi riprenderli per portarli. Parlavamo della componente tecnica importante più di quella fisica in questa gara di Venezia. Anedda ha detto se si sbaglia qualcosa nel bosco è un problema, qui se si sbaglia qualcosa a Venezia rischia anche di finire in acqua, visto che ci sono così tanti canali e viuzze strette e anche al buio. Beh, l'orientista comunque è abituato a questo ed altro e nessuno finirà in acqua, perché vorrei subito rassicurare che l'orienteering non è uno sport a eliminazione, ma uno sport dove la componente fisica e mentale si abbinano, e soprattutto la componente ludica, perché non dobbiamo mai dimenticarlo. Tutto pronto, oggi qui a Venezia si è anche svolto una riunione che ha visto tutti i tecnici e ha visto anche premiati le società, e sono stati consegnati proprio i premi federali. Middle di Venezia con Andrea Seppi, che abbiamo sentito al termine della gara di Casavio non particolarmente soddisfatto del suo terzo posto. Sì. E qui cercherà sicuramente di rifarsi anche in ottica classifica generale. Terzo posto che lo vede provvisoriamente quindi anche a occupare la terza piazza della classifica generale, perché ricordo che oltre alla graduatoria di giornata adesso un occhio particolare va anche alla classifica generale, quindi vedremo poi se i vari Brunner oppure Seppi o Tenani come poi si comporteranno nell'ottica di un'autonomia appunto di una gara multi-days. Farina Freigang, Annika Kahlberg, Sabine Rothaug, Veronika Kubinova, insieme a chiaramente le tre componenti del podio della gara di Casavio, cioè Annina Brunner, Karin Schmalfeld e Anja Arpter. Attenzione, tra le favorite della gara femminile, mentre Kirschbaumer, Glaner, Tenani, Terence Riss, Patrick Sbinden e appunto Andrea Seppi sono tra i favoriti della gara maschile. Assolutamente sì, ci terrei qui a far notare che i concorrenti stanno gareggiando e sulla testa hanno questa torcia che gli permette di vedere al meglio. Guarda questo passaggio fantastico, ovviamente torce abbastanza potenti e in alcuni casi potrai vedere che sulla schiena è alloggiata la batteria per proprio permettere, per alimentare la luce della torcia, e in quel caso insomma anche senza torcia ci sarebbe stato qualche problema, qualche rischio di finire in acqua in quel caso. Io insisto su questo argomento, però insomma senza torcia sarebbe stato complicato. Chiaro, vedo che ti sei fissato su questo particolare ma comunque io credo che nessuno finirà in acqua né oggi né domani, anche senza torcia. Ecco qui la sorpresa di oggi, abbiamo Cécile Rousset che viene dalla Francia. Meeting di Venezia, evento internazionale e orienteering, uno sport sostenibile. Parola di esperta. Allora, io sono esperta presso la Commissione Europea sugli indicatori di turismo sostenibile. Qua siamo a Venezia, una città colpita dal turismo di massa, e questa corsa di orientamento è un'iniziativa molto bella, perché ovviamente non ha impatto sul territorio, permette alle persone di scoprire la città in un modo molto curioso, e quindi è un'attività assolutamente sostenibile. Io ho fondato appunto a Venezia un portale che si occupa di attività del tempo libero per promuovere un'altra Venezia da scoprire su un turismo esperienziale, quindi era per scoprire Venezia in un altro modo, entra completamente nella nostra filosofia, e quindi ho scoperto l'orienteering in questo modo qua. Qualche passaggio in particolare che ti è rimasto nel cuore e che sicuramente inserirai nel tuo portale? Qualche passaggio nel cuore, beh, vedere tutta questa gente curiosa di sperimentare, di conoscere la città in un modo diverso, lo inserimo sicuramente in Vivo Venezia e altre corse di orientamento, perché dicevo, è un'attività curiosa, sostenibile, sport, cultura, insomma c'è tutto. Beh, si continua a correre tra i vicoli e le calli di Venezia. Un tributo, ovviamente, dove sono posizionate le lanterne. Un tributo alla Francia con l'intervento appunto di Cécile Rousset, e proprio in quei giorni la Francia ha vissuto il
terribile attentato, quindi lei era l'ospite più indicato. Eccoli qui, incredibile vedere, è curioso vedere i concorrenti con le torce sulla testa passare attraverso i turisti anche a quest'ora, e chiaramente i turisti si chiederanno: ma chi sono questi qui che vanno in giro, diciamo, con che le torce? Hai ben presente come sia complicato girare a Venezia anche in pieno giorno, quando cerchi di spostarti da una calle all'altra, e pensa invece poi questo esercizio applicato durante la notte. Però i nostri orientisti sono super preparati, come vedi, un attimo si fermano, consultano e poi ripartono, perché l'importante è non andare mai al massimo delle proprie possibilità. Ci deve essere sempre quel margine che fa sì che il tuo cervello abbia il tempo per riflettere, quindi non si corre mai al 100% della propria capacità fisica. Si corre e si guarda la cartina per trovare le varie lanterne fino al traguardo. L'abbiamo visto inquadrato per un attimo il traguardo di Venezia, c'è qualcuno che già va a dare l'ultima punzonata. Sì, allora oggi sicuramente sembra in testa, almeno dagli intertempi, quello che è poi Gernot Geschbaumer, mentre Annina Brummer sembra che si stia comportando molto bene. Però, come dicevamo, nella notte è difficile tra i mille intercettare immediatamente i protagonisti. Stanno arrivando i primi concorrenti, vediamo poi cosa dirà il responso del cronometro. L'atleta arriva, scarica i dati al finish e poi si porta, prende il suo... riassunto, esatto, dei risultati nel digitale tempi elettronico, dove vengono conservati i dati che vengono scaricati, e poi c'è uno scontrino che viene rilasciato dove è possibile vedere tutti gli intertempi, quindi ogni singolo passaggio. Importante, come dici sempre anche tu, non dimenticarsi di punzonare a uno dei passaggi intermedi. La fila che vedete sulla sinistra è proprio quella dei concorrenti che stanno aspettando di poter scaricare i propri dati, i dati della loro corsa. Ed è proprio così, infatti arrivano e poi dopo si mettono pazientemente in fila, nonostante, diciamo così, il fresco, sono in paziente attesa del loro scarico dati e poi quindi scoprire subito il loro piazzamento. Gernot Geschbaumer è il vincitore della prova middle di Venezia, davanti a Andrea Seppi, quindi ancora una volta sul podio, ma non sul primo gradino del podio, Andrea Seppi, e poi chiude Franz Glaner. Questo è Alessio Tenani, vedi quella gobba che ha sulla schiena e la batteria di cui parlavamo poc'anzi, alloggiata in un apposito contenitore, che è un'imbragatura, e viene posizionata, ecco. Controllo, riaccende la batteria. Eccolo qui, Alessio Tenani, che è arrivato quarto. Sì, in quarto. Questa gara. Lui che ha vinto tanti meeting. Eccolo qui, uno degli altri concorrenti, non è un italiano. Tra le donne, Annina Brunner, eccolo Karin qua. Schmalfeld e Anja Arbter. Eccolo qui anche il risultato in grafica, dunque stesso podio della gara di Casavio per quanto riguarda la gara femminile. Questa è la classifica che vede ancora Annina Brunner al comando tra le donne, e ascoltiamo la voce dei protagonisti. A Venezia ci si aspettava Alessio Tenani, plurivincitore del meeting, però oggi non è andata. Diciamo che un anno fa esatto ho avuto l'intervento al tendine comunque d'Achille, che è stato davvero invasivo. Un anno fa pensare già di essere qua a correre un meeting ad un livello buono era quasi impensabile. Ci ho provato, è andata comunque abbastanza bene, perché al quarto posto, a poco dai vincitori, è comunque, secondo me, è un risultato comunque positivo. Il tracciato era sicuramente filante, quindi non adattissimo, ho cercato di spingere a tutta, dopo la gara del mattino ero un attimo stanco, però è andata via abbastanza regolare. Le scelte di percorso non tutte le ho fatte bene, però cercavo davvero di spingere di corsa, quindi ero sempre sul limite tecnico, e sono comunque contentissimo di essere stato qua e di averci comunque provato in questa nuova formula. Allora, adesso si va a Burano, quinto posto in questo momento della generale, si proverà a salire sul podio. Certo, Burano sarà una gara sprint intricata,
la classifica è davvero corta, dal terzo al settimo posto siamo tutti lì e dovrei arrivare comunque a ridosso del podio, perché i primi due hanno già un vantaggio abbastanza corposo, e provo a giocarmela intanto di fare un'ottima gara. È un'atleta della nazionale austriaca, è arrivata terza qui a Venezia, stiamo parlando con Anja Arter. Congratulazioni per questo tuo terzo posto. Thank you. It was a very nice race. È stata una gara molto bella e un'ottima esperienza. Correre poi di notte. It was a good race for me. È stata per me una buona gara. I'm very satisfied. E sono And soddisfatta. Now are you thinking about the overall classification? Stai pensando alla classifica generale? Io spero di arrivare nelle prime tre, è la mia ambizione. Buona fortuna, grazie. E traduzione completa anche del buona fortuna e grazie da parte di Pietro Ilarietti, la lunga fila per scaricare i dati sempre ora, più lunga. Gli atleti sono impegnati, subito partono con il traghetto che li porta a Punta Sabbione e poi da Punta Sabbione andranno il mattino seguente, eccoci qui a Burano. Allora, l'isola di Burano è la terza ed ultima delle splendide location scelte per questo evento di orienteering, e sarà ancora una volta una sprint. Sì, ti devo dire che quest'isola è molto bella, già arrivando da lontano mi ha colpito moltissimo perché tanti tanti colori, ma ascoltiamo la voce dei protagonisti. Presenta la gara sprint di Burano Stefano Raus. Ok, allora la gara sprint non sarà molto lunga, però bisognerà stare molto attenti perché ho tracciato in modo abbastanza tecnico e fondamentale sarà anticipare i punti da raggiungere, e però poi si potrà anche correre abbastanza finché se ne ha, perché magari sono stanchi da ieri. Quali i trabocchetti più grossi, visto che ci sono Calli, Ponticelli? Insomma, trabocchetti, i ponti non sono tanti, quindi bisogna anche trovarli sulla cartina. E poi alcuni calli sono chiusi, quindi se si entra poi si deve anche uscire, perché sennò sei in un vicolo cieco. Una vena sadica ho letto nello sguardo di Stefano del Raus, tracciatore. Insomma, evidentemente si è divertito a piazzare le lanterne nei punti più complicati dell'isola di Burano per questa sprint. Perché Stefano Raus è un giovane tecnico emergente, ma è anche un ottimo tecnico. Infatti lui ha vinto alcuni anni fa un concorso online dedicato all'orienteering, e quindi aveva dimostrato tutta la sua abilità tecnica. Ricordo che a fianco di Stefano Raus ci sono altri ragazzi del team di Gianni Mazzeni, e sono Federica Anedda, Rudy De Ferrari e Elia Vettorel, quindi complimenti a Mazzeni che si è attorniato di un gruppo giovane ma veramente preparato. Quindi ci stavo dicendo poco fa che arrivando appunto sull'isola di Burano tantissimi colori che ti colpivano, perché una delle spiegazioni che mi è stata data, praticamente quando i pescatori rientravano dopo lungo tempo in mare, causa magari la nebbia, per riconoscere meglio le proprie abitazioni, quindi ogni abitazione viene colorata in modo molto acceso, un bellissimo effetto visivo. Ogni casa con un colore diverso, una delle particolarità dell'isola di Burano. Quindi oggi la lotta è per vedere se il nostro Andrea Seppi riuscirà a battere Gernot Keschbaumer, e tra le donne vedremo se la Svizzera riuscirà a mantenere il primato. Abbiamo visto il passaggio in velocità di uno degli atleti. Eccola con qui. Un abitante di Burano, sì. Sorpreso dal passaggio di tutti questi atleti. Abbiamo visto la Nina Brunner molto spedita, sta correndo bene ma non benissimo. Di solito la vediamo più convinta, infatti l'intertempo non la dà al primo posto, le auguriamo di farcela. Si fa sentire chiaramente anche la fatica. Sì, diciamo che subito dopo due giorni di gara. Sì, la insidiano veramente da vicino, ci sono Karin Schmalfeld e Anja Apter, quindi tedesca e austriaca. Vediamo se la Brunner riuscirà a spuntarla, e mentre se il nostro Seppi riuscirà a
difficile che riesca a rimontare fino al primo posto, ma magari a ottenere la vittoria di giornata. Sempre più veloci verso l'arrivo anche di questa prova sprint di Burano. Sì. Con una prova Kirschbaumer che chiaramente vuole mantenere la prima posizione in classifica generale. Strano che tu non mi abbia chiesto se i concorrenti non potevano finire in acqua. Sì, anche qui c'è questo rischio, però è minore, visto che essendoci la luce del giorno è più facile non finire in acqua. Ecco, abbiamo visto il rischio c'è sempre. Sì, il rischio c'è sempre. Abbiamo visto Kirschbaumer invece che sembra veramente lanciatissimo, non sembra temere la rimonta del nostro Andrea Seppi. Alessio Tenani. Davvero bellissima Burano e bellissime anche le riprese. Complimenti allora a Claudio Russo e a Francesco Buffa, impegnati sempre alla ricerca, perché tu pensa alla difficoltà del cameraman che deve individuare i concorrenti e non farsi distrarre da eventuali magari altri partecipanti che non sono in quel momento interessanti per la lotta per la vittoria. Questa invece, qua abbiamo visto due amici dell'Orienteering, che erano Concetta Tucillo e Andrea Russo. Cominciano ad arrivare i primi atleti, e allora tra poco scopriremo anche il risultato di questa tappa di Burano, e quindi poi anche faremo due conti per la classifica generale. Assolutamente sì. Eccola, Anina Brunner. Beh, arrivata veramente decisa, non sembra neanche troppo affaticata. In testa però c'è, ecco, Karin qua. Schmalfeld, eccola che... qui, vince di un secondo Karin Schmalfeld su Anja Arbter, e poi la tedesca Sabine Rothaug a chiudere il podio di questa gara di Burano. Però avete visto la classifica generale femminile, la vince comunque Anina Brunner, mentre Gernot Kirschbaumer si aggiudica quella maschile. È lontano purtroppo, anche perché lo svantaggio da recuperare era molto, non ce l'ha fatta a vincere Andrea Seppi, ma ascoltiamo i protagonisti. Con il tempo di un'ora, un minuto e 11 secondi, il vincitore del meeting di Venezia è Gernot Kirschbaumer. Congratulazioni. Thank you. Was really nice. È stata una gara molto bella, mi sono divertito, specialmente ieri a Venezia. È stata una gara unica, una gara molto speciale, molta battaglia, molte possibilità di scelta. Sono contento per questa vittoria e spero di tornare presto per questa atmosfera. A vincere il meeting internazionale di Venezia è la svizzera Anina Brunner. Congratulazioni. Grazie, sono molto soddisfatta di vincere queste tre gare, perché per me è la prima volta di partecipare in Italia, in Venezia. È stata una dura lotta fino all'ultimo, oggi non sei riuscita a vincere, però alla fine è arrivato questo successo molto importante nella classifica generale. Sì, sono soprattutto le due prime gare sono andate molto bene, anche ieri sera, ma oggi non abbastanza bene, perché ho dimenticato, o la concentrazione non era bene, e così ho fatto molti errori. Allora, Andrea Seppi, la rimonta era impossibile, ci hai provato, non è andata a buon fine. Ma sì, sono stato contento, ho cercato di fare il meglio possibile. Diciamo che sulla somma complessiva dei tre giorni certamente la gara di ieri sera ha influito molto, perché era la gara più lunga, quindi con il tempo complessivo più lungo. E ieri ho preso circa un minuto da Gernot, e oggi ho cercato di fare il mio meglio per recuperare. In realtà gli ho rimangiato solo 10 secondi, quindi non sono stati sufficienti. Però in ogni caso sono stato contento della mia gara di oggi e anche di ieri sera. Comunque gare diverse tra di loro, ma penso di aver corso abbastanza bene in ciascuna di esse.
molto bravo comunque Andrea Seppi, sì. Comunque è finito due volte secondo e una volta terzo nelle tre gare, quindi tre volte sul podio. Adesso sì, queste sono le premiazioni. Effettivamente, se ci pensi, in 14 minuti di gara rimontare un minuto era veramente tanto. Prima di passare però e ascoltare l'organizzatore Gianni Mazzeni, volevo ricordare che la Fiso quest'anno ha vinto due campionati del mondo con Luca Dalla Valle nel mountain bike orientamento e Michele Cera nel trail orientamento, quindi una stagione di grandi successi targati Fiso, una Fiso che guarda poi con rinnovato slancio verso il futuro, quindi speriamo che anche il 2016 possa vedere dei risultati di livello così alto. Ricordo tra i giovani invece Riccardo Scalet, che è stata un po' la grande novità che si è imposta già anche a livello elite e ora si è trasferito in Scandinavia per migliorare l'orientering. Ma la parola a Gianni Mazzeni. Gianni Mazzeni, si è chiuso un entusiasmante meeting di Venezia. Sì, molto, molto, molto soddisfatto di tutto il, di tutte e tre le manifestazioni. Quest'anno è stata una fase sperimentale del meeting di Venezia, volevamo provare un attimino qualcosa di diverso e offrire poi qualcosa di particolare agli orientisti di tutto il mondo e penso che ci siamo riusciti. Avete già in serbo il progetto 2016? Sì, adesso vogliamo riflettere un attimino e soprattutto riposarci un attimino, dopodiché le idee ce ne sono già. E, logicamente le due location collaterali verranno cambiate, tanto per offrire sempre qualcosa di diverso. Venezia di notte è uno spettacolo incredibile. Venezia di notte è unico, non c'è meeting internazionale di corso orientamento di Venezia che tenga. Venezia di notte, con i suoi silenzi, le sue luci, le sue penombre, è un qualcosa di irripetibile. Grazie, all'anno prossimo. Speriamo. Ebbè, non possiamo non essere d'accordo con Gian Pietro Mazzeni, l'organizzatore di questa fantastica tre giorni e di soprattutto della Middle in notturna di Venezia. E sulle immagini di Venezia noi siamo ai saluti. Grazie a Pietro Illarietti. Grazie a te, è sempre bello commentare l'orienteering, credo che anche quest'anno abbiamo saputo emozionare, queste immagini credo parlino da sole e quindi grazie a tutti. Un complimento alla Fiso che ha saputo creare questo prodotto televisivo e un grazie a Rai Sport che ci ospita. E allora io ringrazio Maurizio Piergentili e Alessandro Carusi per l'assistenza tecnica, grazie e buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.